Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi è un get ready with me con nuovi capelli. Per chi non mi segue su Instagram, lo scopre adesso. Ho tolto lo chatouche, il balayage, le schiariture, insomma come si chiama, e ho fatto il mio colore della radice un pelo più scuro perché appena fatto poi diventerà più chiaro, per appunto uniformare tutto. Comunque non parliamo di capelli in questo video, almeno non in questo, ma parliamo di Get Ready With Me, di prodotti nuovi che sto utilizzando tutti i giorni per fare questa cosa, questa base, questo look veloce per uscire ed essere comunque carini e presentabili. Allora, vi lascerò poi al video velocizzato, ma vi parlo adesso dei prodotti che ho utilizzato, di alcuni prodotti che ho utilizzato, non di tutti, e poi avrete modo di vederli in azione. Prima cosa che vado a segnalarvi è un fondotinta che mi sta piacendo tantissimo nell'ultimo periodo. Sto provando tanti fondotinta nuovi, sto veramente provando un sacco, sia più cari che meno cari. Ci sono tantissime uscite in arrivo e io ho una wish list lunghissima. Questo invece ce l'ho da un po' ed è di Rimmel. È quindi una fascia un po' low cost, medio low cost. Si chiama Lasting Finish 25 Hour Breathable, che è la versione media coprenza, io direi anche leggera media, a seconda anche dello strumento che utilizzate per applicarlo. È un fondotinta molto liquido, quasi in siero, con questo applicatore da correttore enorme, comodissimo per andare a stenderlo su tutto il viso, dato appunto che ha una formulazione, una consistenza molto leggera, molto liquida proprio. La mia colorazione è la 200, la soft beige, che è perfetta. Io adesso non so con le luci, perché oggi c'è il diluvio universale, fatalità, quindi non so se le luci vi renderanno meglio, però fidatevi, cioè credetemi, il colore per me è perfetto, quindi se siete come me, siete in dubbio, il 200 soft beige. Io oggi l'ho applicato con la Real Techniques, che tra l'altro non c'entra niente, ma ho tratto su YouTube un metodo casalingo, super casalingo, una spasciugata unica per pulirla, che se e l'ho rigenerata, perché io questa la dovevo buttare, invece no, ci posso fare ancora un po'. Quindi se vi interessa, casomai vi registro il video. Comunque, l'ho applicata con la Real Techniques, ma perché volevo comunque una coprenza leggera, dato che poi andavo ad utilizzare il correttore. Ma per gli usi più coprenti, cioè per avere un finish un po' più coprente, quindi quando non vado poi a fare anche, voglio una coprenza un po' più alta, voglio quello perché comunque mi piace durante la giornata come si comporta, non mi va nei pori, mi piace come fondotinta, ma lo voglio un po' più coprente, utilizzo i Puffing Brush, io ne ho due. Quello che utilizzo sempre è questo qui, questi me li chiedete sempre quando fatalità il registro il Get Ready With Me, e sono un set di pennelli di DoColor, ho tantissimi pennelli DoColor e mi piacciono, hanno una qualità altissima, ma un fedele compagno di vita è questo di Sephora ed appunto il Buffing Brush dovrebbe essere, comunque lo riconoscete fatto così. Come avete visto, come vedrete, perché lo vedrete dopo il mio parlato, il correttore che sto utilizzando e che mi piace un sacco è questo qui di Too Faced, il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, che non ha niente a che vedere con il classico correttore, eh? Il packaging è più grande, sono 30 ml. La coprenza è più alta e io lo utilizzo anche come fondotinta. Quando non uso il fondotinta, ma devo uscire in velocità, oppure non esco e sto in casa, però voglio essere un attimo uniforme, cioè avere il viso uniforme, utilizzo questo semplicemente con la spugnetta, sempre con la Real Techniques perché mi piace di più, e la mia colorazione è la vaniglia. Provatelo. Se non l'avete provato e volete un correttore a lunga tenuta, a me so che questo correttore è un po', come dire, discusso, messo in discussione per il fatto che segna il contorno occhi e va a finire nelle pieghe. Io non ho un contorno occhi secco, ho un contorno occhi normale, non particolarmente segnato, nonostante i miei 31 anni, quasi 32.
ho sempre idratato il contorno occhi da quando ho 18 anni, sia mattina che sera, quindi forse è per quello, forse un po' per genetica, che non mi ritrovo con dei grandi disastri, quindi cioè il correttore deve essere proprio un mezzo disastro per non andarmi bene, quindi a me non lo segna. Comunque, se dovesse segnare, provate ad idratare e cambiare crema contorno occhi, ad idratare la zona perioculare un po' di più. Cipria che ho riutilizzato, ho accantonato per un po' la Insta Fix and Matte di Rimmel, che sapete che è una delle mie cipre preferite, la Translucent, e ho ripreso la Kat Von D Lock It, polvere libera, colore Translucent. L'ho ripresa perché quella l'ho finita, quella di Rimmel l'ho finita, non me la sono andata a ricomprare, ma ho detto finisco un po' di cose che ho. Sapete che io ci tengo tantissimo a non accumulare prodotti, sia skincare che corpo, trucchi, cioè li cambio molto, ho un cassetto e ogni tanto vado a prendere qualcosa dalle mie collezioni e do un giro fresco a qualche altro prodotto, perché insomma mi piace finirli, mi dà soddisfazione, trovo che sia anche giusto, e quindi non è una polvere che non mi piace, quindi adesso uso quella e la consiglio, perché comunque una polvere molto leggera, una translucent, il colore va benissimo e fissa tutto e ha questo effetto anche bello blur sulla zona dei pori qui. Questa è la mia zona X. Poi un altro prodotto meraviglioso di cui non vedevo l'ora di parlarvi è questa qui. Ve l'avevo fatta vedere su Instagram e sono entusiasta di questa palette. È una palette per il viso, sì, sono tutte polveri viso, ma poi potete utilizzarle anche sugli occhi, di Hourglass. È la Ambient Lighting Edit Unlocked. Ve la faccio vedere. È bellissima, è meravigliosa, è bellissima, è stupenda. Io la uso tutti i giorni, la trovate sul sito di Sephora o comunque anche sui siti online tipo che rivendono Hourglass, ce ne sono tantissimi, e spediscono magari dall'Inghilterra, la potete trovare. Io l'avevo acquistata sul sito di Sephora, non so se è più disponibile perché ce l'ho da un po' di mesi, e l'avevo acquistata col 20% di sconto, siamo sui 70, dovrebbe essere 70 euro, quindi insomma approfittate magari di uno sconto, oppure considerate che avete 6 cialde in formato travel che non finiranno mai, perché comunque c'è tanto prodotto. Sono 2 blush, un illuminante, un bronzer e 2 polveri per il viso, la dim light e la soft light che va bene per tutto il viso, e la filtered light che va bene appunto per creare quelle zone un po' più blur. Non le uso tanto le 2 polveri per il viso, io uso sempre anche per fare contouring il bronzer, che è il golden bronze light, tutte queste sono vendute anche appunto full size, e i 2 blush li ho usati oggi, in realtà li skippo perché uso sempre Lovejoy di MAC, ma oggi vi ho fatto vedere che comunque il mix di questi due si avvicina molto a quel colore. E poi c'è appunto l'illuminante, che è bellissimo, e questo qua che ho su è stupendo. Questa la portate in viaggio ed utilizzate solo questa anche per il trucco occhi, soprattutto per creare dei look da giorno, e poi comunque non vi dovete portare l'illuminante, la cipria se volete utilizzare quelle due, e il bronze e il blush, avete tutto, quindi alla fine non è una spesa così eccessiva. Poi di cos'altro voglio parlarvi? Le altre cose, vabbè, le vedrete man mano, vi inserisco comunque la lista con tutti i prodotti col nome nell'info box. Sono 2 prodotti di Charlotte Tilbury. Qualche mese fa, siete state partecipi su Instagram, ho acquistato immediatamente, grazie ad Emilia Eliana, se non la seguite, è una blogger, una youtuber inglese che mi piace molto. Lei aveva un codice per acquistare in anteprima la palette, la collezione Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Io ho usato il suo codice, tipo ero a letto, era sera, ho usato subito il suo codice e ho comprato due cose che mi incuriosivano. La prima è la matita labbra Pillow Talk, decantatissima, una matita labbra che se non ce l'hai pare che tu non abbia la matita nude perfetta. In realtà io ho trovato tra le mie matite almeno 2 dupe, quindi
Sì, bella matita, bella texture, cioè fra le matite che mi piacciono, abbastanza dure, non troppo morbide, ma allo stesso tempo riuscite a riempire tutte le labbra, quindi tutte le labbra, ad utilizzarla come rossetto. Proprio per questo motivo non avevo acquistato il rossetto, perché ho detto faccio tutto con la matita. Però appunto, se tornassi indietro, allora, me la dico così, se avessi visto dal vivo la matita non l'avrei comprata, non l'avrei comprata perché è un colore che, cioè, si trova facilmente, almeno è il classico colore che io ho sempre acquistato e quindi ne ho appunto altre due. Tra l'altro ve le vado a ritrovare poi magari in un video vi aggiorno su quali sono perché adesso dovrei smucinare troppo. Ricomprerei sicuramente la palette Occhi, la palette Pillow Talk, sono le Luxury Palette, fa tutta una gamma con varie colorazioni, costano un po', siamo sui 50 euro, non costano né più né meno di una palettina di Dior Chanel a 4/5 colori, non costano né più né meno, quindi ovviamente... Il discorso sul prezzo di questa palette per quattro colori è facilmente smontabile, nel senso che hanno una qualità altissima. Quante di noi almeno 8 anni fa compravano palette di grandi marchi allo stesso prezzo che non scrivevano, polveri che facevano pena e misericordia e non scrivevano. Quindi qua almeno abbiamo la certezza di una qualità altissima. Poi, in secondo luogo, cioè questi sono tutti i ragionamenti che mi sono fatta io per comprarla. In secondo luogo, dicevo, per chi magari non ha una collezione infinita di palette, compra una di queste con i colori che usa di più e usa solo questa. Quindi io l'ho presa, sono colori che mi piacciono e tra l'altro ci viaggio tantissimo perché è comoda. Ce l'ho sempre lì, è piccolina, non mi occupa spazio e ha dei colori che mi piacciono. Potete fare almeno 3-4 combinazioni di trucco diversi. Adesso per fare questo qui, che è quello che ho ricreato quel trucco che avevo nel video dei top del 2018, ho utilizzato tre colori. Sono tre colori: uno luminoso chiaro, un marroncino rosato, un rosa marroncino chiaro, un marroncino un po' più scuro, ma sempre comunque sulle tonalità del rosa. E questo è un top coat, un glitter, appunto da mettere sopra. Prendete col dito questo perché altrimenti col pennello fate un macello. E appunto potete creare un look sia da giorno che da sera. È una palettina che a me piace tantissimo. Questa la ricomprerei e sinceramente comprerei anche tutte le altre varianti di colori. Non mi sono per niente pentita, cioè paradossalmente mi sono più pentita di aver comprato la matita che la palette. Poi tutto il resto, niente, o l'avevate già visto o non ho particolarmente bisogno di parlarvene perché sono prodotti che tengo lì nel limbo, né da decantare né da bocciare, stanno nel mazzo e vabbè. Quindi io vi lascio al video velocizzato e noi ci vediamo al prossimo video.